Ciao a tutti, benvenuti in questo video, sono Elia e oggi vi porterò con me in Islanda per parlare di elaborazione di foto di avventura in montagna, in particolare in ambiente glaciale, quindi dove con la neve, con il ghiaccio si creano dei forti contrasti con il bianco, quindi il bianco va gestito, dove si possono creare anche delle problematiche proprio causate dal fatto che il bianco è un colore che insieme al cielo e alle nuvole potrebbe creare anche dei problemi di esposizione. Andiamo a vedere. Bene, eccoci qua su Lightroom, questa è la foto e come vedete siamo su un ghiacciaio, qua siamo sul bellissimo ghiacciaio del Soleima Yukul, spero di averlo pronunciato bene ma sicuramente non sarà così, quindi scusatemi. Come vedete siamo in cordata, legati, e questo è Marco, il mio amico. Come prima cosa notiamo che è una foto che di sicuro è un pochino troppo illuminata già di per sé, ma questo perché volutamente qua, come vedete, se ci avviciniamo possiamo vedere che Lightroom ci mostra, cliccando sul pulsante in alto a destra dell'istogramma, possiamo vedere che Lightroom ci indica che appunto ci sono dei problemi di esposizione per quanto riguarda il cielo, in questo caso, e qualche cosina sulla neve, ma volutamente ho scelto di scattare in questo modo, esponendo a destra, sfruttando anche la regola della fotografia digitale del ETTR, mi sembra, Expose to the Right, perché per come è fatto il sensore delle macchine fotografiche ci sono molte più informazioni registrabili proprio a livello informatico ed elettronico nella parte delle luci, mentre si abbassa la risoluzione notevolmente stando verso sinistra. Quindi, in parole povere, se dobbiamo recuperare qualcosa sopra o sottoesposto, è meglio recuperarlo dal sovraesposto. Questo perché ci garantirà col RAW una flessibilità maggiore. Quindi, delle due, se siete indecisi, io per esempio in questo caso, vedendo la parte comunque in ombra che è il crepaccio, che questa colorazione blu è molto importante perché, come vedete, naturalmente è molto d'impatto, volevo che fosse preservata al 100% e quindi ho deciso di fare in modo che l'istogramma partisse già con tutte le luci, con tutte le informazioni più basse all'interno. Quindi ho scelto di esporre delle due, tagliare un po' fuori gli alti, quindi che poi sarebbe solo il cielo e qualche cosa del manto nevoso, per poterlo poi recuperare in post-produzione. Questa di sicuro è una regola buona che mi è stata insegnata e che è molto utile secondo me quando siete in montagna, perché è molto probabile che ci sia da sovraesporre. Quindi se siete indecisi, delle due, fate l'esposizione a destra per questo motivo qua. Andiamo a vedere. Come prima cosa, quello che io controllo sempre è verificare che la foto sia dritta, comunque bene o male, a meno che non sia stata scattata in un momento scomodo, dovrei averla scattata dritta. Comunque eventualmente, se no, la si corregge con il riquadro ritaglia di Lightroom. Mi sembra tutto a posto. Ingrandiamo sul soggetto per controllare la messa a fuoco e il micromosso eventuale, che è la prima cosa da fare perché si può correggere, ma neanche tanto. Quindi una foto si vede subito se è venuta bene, in particolare se la composizione è giusta e se non c'è del micromosso o comunque se è stata messa a fuoco per bene. Quindi controlliamo sul soggetto guardando in scala 1 a 1, comunque Lightroom ci fa vedere che in scala 1 a 1 non dovrebbero esserci micromossi o problemi. Adesso vediamo e controlliamo, oltre al soggetto, anche ciò che guarda il soggetto. Comunque il secondo punto che vogliamo far vedere a chi guarda la foto, io per esempio ho pensato questa foto mettendo in risalto la persona che sta osservando il crepaccio dall'alto, come se stesse illuminando con una torcia, noi possiamo vedere che appunto lui sta osservando il buco, questo grande crepaccio, creando una sorta di illuminazione. Come vedete lui punta, qua si potrebbe tracciare un triangolo, e lui sta osservando questa parte qua, quindi di sicuro lo spettatore partirà da qua e cercando di aggrapparsi un pochino anche alla sezione aurea, però per il giusto, comunque andrà a finire qua dentro nel crepaccio. Quindi controlliamo il crepaccio in questo caso, mi sembra tutto a posto, non ci dovrebbero essere problemi di messa a fuoco. Comunque è un'immagine che è stata scattata a 24 mm ISO 100
di apertura 6.3 e a 1/200 di secondo. Considerando che ero anche fermo e anche il soggetto era fermo e eravamo in pieno giorno, come vedete qua 13.52 dell'ora italiana, quindi sarà stato più o meno intorno a mezzogiorno dell'Islanda, con luce di agosto, quindi il cielo, il sole era veramente in alto e quindi è difficile avere problemi in questo caso di messa a fuoco. Comunque vediamo anche lo sfondo, chiaramente con questa combinazione di obiettivo, ottica, lunghezza focale e apertura avremo anche una profondità di campo molto ampia e quindi mi aspetto che anche lo sfondo, seppur non dettagliatissimo, sia messo a fuoco. Quindi vediamo, comunque verifichiamo ed effettivamente ha la giusta profondità di campo in modo che si possa intuire che sia uno sfondo, si capisce bene che cosa c'è sullo sfondo ma senza togliersi però lo sguardo dal soggetto principale. Nel riquadro di correzione obiettivo vado a rimuovere l'aberrazione cromatica perché in quanto si tratta di una foto scattata in pieno giorno potrebbe essere utile, anche se questo obiettivo è molto pulito e non ne ha troppo bisogno, comunque non crea disturbi aggiungerla, quindi vedo proprio di aggiungerla. Correggo l'obiettivo che è il profilo incorporato, lo faccio ogni tanto, ma quasi sempre, però a volte mi piace anche non utilizzarlo, in questo caso sì. Come prima cosa vado a tirare la parte centrale del grafico verso sinistra per agire sull'esposizione, togliendo poco meno di uno stop, meno 0,86, e vedete che più o meno tutti i tagli delle luci sono stati tolti. Per toglierli praticamente del tutto utilizzo il comando luci, che mi permette di rimuoverli quasi del tutto, lasciando però chiaramente la foto sbilanciata. E con le luci io spingo solamente l'ultima parte dello spettro, utilizzerò il comando bianchi per spostare tutta la parte, diciamo, a destra più verso il centro. Col fatto che abbiamo molte cose però ancora a sinistra, dovrò utilizzare anche il comando ombre per ripristinare la dinamica dell'immagine. Quindi tirando sulle ombre adesso si riequalizza l'immagine rendendola più uniforme, più omogenea. A questo punto probabilmente i neri possono essere utilizzati per rimuovere un po' di foschia eventualmente creata dall'aumento delle ombre e la riduzione dei bianchi, però più che altro dopo mi sa che dovrò aumentarli quando andrò a interagire con l'impatto. Adesso aumento il contrasto, lo aumento di molto perché in questo caso mi piace donare un po' più di contrasto proprio per il fatto che è una luce di mezzogiorno e non un tramonto, aiuta molto a renderla comunque bella, e vado a interagire con inizio con il riquadro impatto, aumento la saturazione e vado a controllare anche che la parte più interna del crepaccio, che quindi ha una bella colorazione blu accesa, sia in risalto ma non troppo, quindi con la vividezza mi aiuta molto perché è una saturazione controllata, non lineare, quindi i vari colori vengono saturati diversamente. Vado poi a interagire con i veri e propri comandi dell'impatto, come la texture, che mi renderà il soggetto più definito e forse anche in certi casi più dettagliato, agendo in maniera diversa però dal comando dettagli, ma questo è molto utile perché non lascia troppo rumore, ho notato. È un comando che c'è da poco, adesso mi piace molto utilizzarlo, e poi utilizzo la clarity, la chiarezza, in questi casi mi piace aumentarla abbastanza ma non troppo, diciamo quanto basta, in modo da non rendere troppo di plastica l'immagine ma renderla molto di impatto. In questo caso così è più che sufficiente, sono abbastanza soddisfatto. Magari qualche piccola correzione in più si può fare per verificare anche l'uniformità rispetto al resto del paesaggio, quindi troppa clarity di sicuro distanzia il soggetto dal background, ma in questo caso direi che 33 potrebbe anche andare. Ho il computer un po' lento ultimamente, dovrò fare delle modifiche, ogni tanto mi si incarta Lightroom. Però notiamo che con la clarity rimane qualcosina, la clarity riporta su dei neri che vengono tagliati, per cui poi, come dicevo prima, dovrò ritirare su un pochino i neri, bastano veramente pochissimi
scatti anche solamente 2-3 incrementi per poter rimuovere i segnali che sono stati invece tagliati. Quindi una volta rimossi direi che il grosso è fatto. Come proprio ultimissimo passaggio posso provare nel reparto HSL dei colori per vedere se il colore più interessante della foto, in questo caso è il blu ovviamente, se andando a incrementare la sua saturazione in particolare può dare delle cose interessanti. Non è strettamente necessario, infatti in questo caso proprio l'ho voluto aggiungere proprio al minimo, tipo 6 o 7, insomma giù di lì pochissimo, e poi vado a verificare eventualmente magari anche la luminanza sempre del blu, che in certi casi può essere utile. La luminanza non va a cambiare il colore, ma va semplicemente a definire quanta ombra o quanta luce di quella colorazione lì abbiamo bisogno e quanto ne vogliamo. Quindi esagerando possiamo vedere che effetto fa. Chiaramente molto a destra rende tutto un fascio di luce, molto a sinistra invece ce lo rende molto più ombroso. Dandoci un piccolo accorgimento anche lì può aiutare, e vedo che mi piace questa formula qua, e quindi vado a vedere anche con e senza. Insomma, adesso mi sembra abbastanza soddisfacente, quindi mi sembra che la colorazione sia bella. Poi vado eventualmente a verificare un po', aggiungendo un leggero dettaglio, ma probabilmente perché questa foto poi sarei interessata anche a stamparla, e quindi incrementando un pochino il dettaglio, ma di poco, perché già di per sé comunque con le lavorazioni che abbiamo fatto prima mi ha soddisfatto molto. E proprio sul finale, come ho fatto anche nel vecchio tutorial, il soggetto, che è sempre una persona, voglio ulteriormente metterlo in risalto, e quindi praticamente vado a creare un filtro pennello, quindi creo una selezione con il pennello abilitando in basso a destra la possibilità di andare a colorare di rosso la maschera. Quindi nel frattempo io coloro stando molto attento. Questa è un'operazione che mi piace molto perché funziona molto bene e non crea rumore. È importante chiaramente selezionare bene il più possibile il soggetto. La selezione comunque è sfumata nei contorni, quindi non sarà strettamente, non si noterà il bordo, ma sarà sfumato. E comunque noi dopo tutto quello che adesso è colorato di rosso verrà processato con le impostazioni che abbiamo nel pannello di questo pennello. Quindi di solito, di default, infatti Lightroom lo precarica con un aumento di texture e di clarity. Infatti io lo utilizzo proprio per questo, ma come contro chiaramente la clarity ci va ad aggiungere delle luci tagliate, dei neri tagliati, e per questo motivo, oltre ad eventualmente provare ad aggiungere un po' di contrasto, ma in questo caso forse non è necessario, posso vedere come viene anche in questo caso a rimuovere quello che ho fatto, per poi reintrodurlo e notare le differenze. Vado per rimuovere i problemi che sono stati creati dall'aumento della chiarezza, quindi. Ma bastano veramente pochissimi incrementi, anche più uno in certi casi, perché è quanto basta per far sparire il taglio delle ombre. Con il pennello siamo a posto. L'ultimo passaggio che in questo caso mi piace fare è provare ad introdurre una lieve vignettatura verso il nero, ma proprio lieve, per dare un senso di anche di vintage, come se fosse un'immagine analogica, però senza renderla troppo cupa. Quindi in questo caso mi serve giusto come un accorgimento particolare. E ecco, così direi che sono soddisfatto. È un'immagine che è diventata molto molto uniforme e molto d'impatto. Si vede tra l'altro la giacca rossa di Marco, il mio amico, è molto ben visibile. È una foto che mi piace molto, e così penso che sia stata messa nella giusta enfatizzazione dei colori, senza variarli, senza modificarli all'eccesso. Anzi, i colori non sono stati toccati, sono solamente stati equalizzati, proprio come se dovessimo equalizzare una traccia audio. Come vedete all'inizio era così, ma questo perché si tratta di un RAW, e alla fine è così. Io vi garantisco che nella realtà quello che vedete, se andate sul Soleimajökull in Islanda, è così.
come in questo caso. Quindi l'obiettivo della post-produzione del RAW, a mio parere, è proprio quello di portare la foto all'origine, perché il RAW ti dà tutto, anche quello che non ti serve. Quindi con la post-produzione noi invece riportiamo l'immagine a quello che in realtà interessa a noi. Quindi per questo motivo qua io direi che il lavoro è finito, l'immagine è pronta per essere stampata, per essere utilizzata sul web o per qualsiasi cosa, il dettaglio è molto molto buono e quindi chiudo qua l'elaborazione. Bene, l'elaborazione qua è finita, come anche il tutorial, spero vi sia piaciuto. Per qualsiasi domanda o anche dei consigli, per carità, qualsiasi critica, consiglio o domanda, potete scrivermi nei commenti e io vi risponderò il prima possibile e per poi applicarli nel prossimo tutorial. Grazie, spero che vi sia stato utile e che vi abbia fatto piacere vedere anche come faccio a ritoccare le mie immagini e speriamo di poter tornare presto nelle nostre montagne. Ciao a tutti, un abbraccio.